della distribuzione del peso, ok? Voglio farvi capire la differenza con lo stare col peso proprio in avanti. Non mi permette di fare certi lavori. Sono con peso al 50-50. Cioè, ma okay. Sul suo attacco diretto di dire ma posso anche andare indietro se sempre pronto, no? Come posso anticipare con il calcio? Okay. Se sono invece messo troppo in avanti, lui parte, prima di alzare la gamba lui col pugno è già arrivato. Ok, allora 50, pugno. Vado a colpire. Okay. Questo poi mangio un saluto perfetto per il vaccino. Va bene, ti rispondo. E subito contrattacco con un calcio circolare al fegato. Poi contro una patta prendi. Capite quanto è importante la posizione base. Se non una buona posizione di base, perdo più del 50% del lavoro che posso fare. La poi sto ben perso, presento, faccio un po' di altro dettaglio importante è questo. Sul diretto, sì. La posizione di questo braccio qua, ok? Molti atleti li troviamo che tengono questi abbassati, ok? Dove faccio volato e male, se non per round diretto, ma sto drugo rogo, spodano. Con lo spostamento che facevamo prima, vado subito su. Subito la gamba carica. Ok. Perciò sempre. Sempre molto importante l'altro braccio. Su questo con lo stesso spostamento. Attenti, uno parte e l'altro sempre su. Ok, visto questo, spostamento all'indietro, spostamento semicircolare, adesso andiamo sul suo jab, ok? Controllo e flessione del busto, contrattacco di pugno. Questo. Poi avrei una spread in diretto e subito do kick sulla gamba avanzata. Bene, la spread loco. Ok, uno va. Ingresso e adesso moto. Uno. Vedo che togliera. Primo controllo, uno. E subito calcio sotto. Ok, notate che noi mettiamo sempre la difesa in primo piano. Ok, difesa e dopo contrattacco. Adesso provate a fare questo lavoro qua, sul diretto. Subito calcio al fegato. Ok. Dopo l'altro, no? Jab, low kick. Via.